Ciao ragazzi, ecco un saluto a tutto il gruppo. Io sto sopra la tavola, ho fatto la sigillatura, bella abbondante. Faccio vedere, ho coperto le viti, ho fatto tutto il bordo bello largo e a scendere, così ho coperto abbondantemente le viti che non si vedono proprio più da tutti i lati, sopra i lati. Invece l'altra volta abbiamo messo soltanto sopra, comunque dentro c'è il silicone, c'è il termostat protetto, però in questo modo vai a coprire proprio tutto quanto, dal bordo superiore fino a giù che va a scendere. A 2 anni fa invece l'avevo fatto un po' più fino qui, però è andata bene uguale. Adesso invece ho fatto proprio da sopra a sotto, saranno quasi 2 cm di escursione da qua a qua, più tutte le viti belle coperte, così sono sicuro che sono sicuro non entra niente. Vi ricordo di iscrivervi al canale. E adesso, prossima procedura, che non è questa, ma andremo a proprio a blindare tutto e faremo un'impermeabilizzazione con prodotto che poi vi farò vedere, che è già utilizzato davanti la roulotte e per altri lavori anche. Quindi un prodotto che già ho testato, funziona, e andremo a fare anche sopra. Comunque 2 anni, scusate i guanti rotti, ormai sono andati, 2 anni la plastica della fiamma ha retto benissimo, è nuovissima, non è cotta, niente. E lavoro fatto bene, l'estetica non mi interessa, ho fatto tutto a mano senza mettere carta, niente, perché adesso andrò proprio a coprire tutto ancora di più e in modo più largo. E poi andremo a fare tutto il tetto, che adesso fa un po' vena. E guardate la differenza lì dove ho già fatto siliconatura, adesso è sporco, vabbè, però ho fatto il lavoro di impermeabilizzazione lì davanti e tutto il davanti là. E la differenza in modo originale è scoperto. C'è sempre il termostat, quindi non entra niente, però per dare una protezione in più, per essere maggiormente sicuri, si fanno questi lavori. E niente, ragazzi, vi saluto a tutti, vi ricordo di iscrivervi al canale e seguire il gruppo su Facebook. Ciao ragazzi, al prossimo video.